Ciao a tutti ragazzuoli, è arrivato il momento. Andiamo a cambiarci i cerchi. Dunque, io uso gli XA Mavic, adesso non c'è scritto più niente. Vado a rimontare gli XA perché per me sono un compromesso definitivo per chi fa enduro, trail, enduro, mountain e non vuol spendere un capitale sui cerchi, anche perché i cerchi purtroppo sono la prima cosa che vanno a danneggiarsi. Adesso vi faccio vedere dopo circa 2 anni di utilizzo, sì, come si è conciato il cerchio, soprattutto il posteriore, perché l'anteriore, come vedete, non monto l'XA perché l'ho già distrutto. L'ho proprio distrutto, ho piegato tutto in Trentino l'anno scorso, quindi ho rimontato gli originali che sono i Roval. Il posteriore avevo ancora su l'XA e vi faccio vedere come è conciato, pur avendo dentro il salsicciotto. Chi mi segue nei vari video avrà visto anche tutte le tuone che ha preso, non per ultima quella dove l'ho proprio piegato, raddrizzata, martellate, ha tenuto fino adesso e adesso andiamo a smontarlo e vi faccio vedere com'è conciato. Con il salsicciotto, che se ne dica, il salsicciotto vi salva il cerchio, avrei dovuto cambiarlo 10 volte se non avessi avuto dentro il salsicciotto. Stiamo togliendo la gomma, volevo farvi vedere anche le condizioni della gomma. La gomma non va sostituita, vado fuori perché altrimenti non si vede nulla. La gomma non va sostituita soltanto quando non avete più tasselli, ma se vedete qua il tassello sta cominciando a strapparsi. Quindi vuol dire che sulla spalla comincia a tenere nulla. In più questa gomma ha preso parecchie pizzicate e cominciava a trasudare dalla spalla. Qua sono tutti microfori e piccole pizzicate che faceva trasudare tutto dalla spalla, appunto continuava a perdermi. Vedete qua, il tassello stava cominciando a strapparsi. Spero si veda qualcosa dalla GoPro. Guardate qua, questo è praticamente alzato. Questo aperto. Ora, non è che non si può girare con una gomma così, attenzione, non voglio dire di cambiare le gomme ogni 2x3, però visto che vado già a cambiare i cerchi, faccio il lavoro una volta sola perché io non ho pazienza per niente, vado a mettere anche una gommina messa decentemente. Qua è l'ultima foratura che gli ho fatto, che è incrostata di lattice e terra. Insomma, questa è la posteriore, eh? Io monto l'aggressor dietro. La condizione del cerchio, gli ho dato una pulita, qua si stava addirittura snastrando, non so se riuscite a vedere, sono tutte botte che l'hanno completamente sfondato, guardate qua, questa, e adesso vi vado a cercare anche dove ho preso l'ultima botta che gli ha dato un po' il colpo di grazia, spero si riesca a vedere come era sfondato. Era proprio storto e era poco di salvabile. Io comunque vi consiglio sempre, se non avete un cerchio proprio del tutto sfondato, tenetelo, perché non si sa mai. E adesso tiriamo 4 saracche a rimontare questa. Ragazzuoli, gomma montata, disco montato. Ricordatevi che se comprate Mavic dovete prendere le valvoline apposta Mavic, perché dentro c'è una scanalatura particolare, per cui se non prendete le valvoline apposta Mavic non hanno la forma adatta e non aderiscono bene al cerchio e fanno fatica a sigillarsi. Già è un cinema farle sigillare come si deve, quindi prendete quella apposta. Se prendete i cerchi Mavic ve le danno insieme al cerchio con la valvolina dentro, eccola qua. Se volete prendere una valvola che non sia Mavic, assicuratevi almeno appunto che abbia questa forma qua. Spero si veda. Non so se si vede questa forma qua. Perché l'interno del cerchio, dove ci va la valvola, ha la scanalatura fatto in questo modo qua. Ok ragazzuoli, cerchi montati. So già come si comportano, quindi domani andiamo a provarli e bomba. Ragazzuoli, eccoci qua. Ragazzuoli, abbiamo l'ingino direttamente di ritorno da Tenerife. Madonna mia. Che bella vita. Infatti ho messo anche adesso la crema idratante. A fare enduro a Tenerife. Sì, ma dove la crema idratante? Ah, ok. Marchino, eccolo qui. Sì, ma lui ormai è una... E invece, ragazzi, è uscito dal letargo, cazzo.
È uscito dal letargo. Scongelato dalle neve. Si è scongelato direttamente a San Martino di Castrozza. Siamo a Tavernerio, come vi ho fatto vedere, montati i cerchi nuovi, adesso andiamo a provarli. Ci buttiamo dentro a fare una piniera, poi faremo una bondella, poi faremo un'altra piniera, poi rifaremo una bondella, poi vediamo quanta gamba abbiamo perché stiamo salendo solo dalla Gilasca, è impegnativa. Allè, allè. Seconda salita dalla Gilasca. Chi si vuole mettere alla prova in salita, venite a fare la Gilasca. Guagai, se volete mettervi alla prova in salita, venite a fare a Tavernerio, l'EPS di Tavernerio, salendo però sempre dalla Gilasca, e che è questa sorta di, possiamo chiamarla carrabile, strada agro-silvo-pastorale, ok? Dove avete degli strappi che, se non mi sbaglio, il Garmin me li dà al 40 qualcosa, al limite proprio del pedalabile, con un enduro soprattutto. Che quando si graffia l'adesivo da forcella è giunto il momento di cambiare la bici, perché non si può andare in giro con la bici. Guardate che lavoretto abbiamo fatto, ragazzi. Qua. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, buon Giuseppe. Guardate che fiocchettino e via. Perfetto. Di arrivare giù. Adesso dopo sta cosa ti iscrivi al canale Dirty Habit. Che canale è? Che canale è? Dirty Habit. Ah, già sentito. Già sentito. Figa, già sentito. Explosion. Cose che capitano quando si dà la manetta esagerata. Ragazzuoli, la giornata finisce qua. È ormai mezzogiorno passato. Marchino, come avete visto? Stallonato. E gli è esploso un raggio. Gomme e cerchi, bomba. Finalmente la ruota girava dritta. L'ha detto. Cosa? Che farà Strava e farà la pisciatina su tutti i trail, butta il tempo, puff, e poi non lo usa più. Non è vero, amico. Piscia sull'altra parte, puff, se con i cani, puff, puff, se segna fatto. E marca il territorio e poi dopo lo lascia lì. Bella. Davide! Davide, Manu, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel like, campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti. Spammate, condividete i video con i vostri amici, i vostri compagni di rider, di riding, eccetera. Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Alla prossima, ciao!